Buonasera Fermin, è un vero piacere poterci vedere, poterci sentire. E la nostra associazione ti conosce perché anni fa, forse un po' tanti anni fa, ti abbiamo invitato, non ricordo se per una o due volte, per il nostro corso di formazione quando tu eri a Milano, per il tuo dottorato, se non sbaglio. E adesso abbiamo il piacere di volerti porre alcune domande, perché con l'Ecuador noi abbiamo una relazione con delle missionarie, una missione che sono originarie dell'Italia, però non c'è più nessuna italiana, quindi per noi era difficile poterci contattare con loro. Ma tu sei un amico della nostra associazione, quindi ecco, l'Ecuador ce l'abbiamo nel cuore, anche perché ti conosciamo. E quindi ecco, intanto presentati per i nostri potenziali ascoltatori. Grazie Franco, è una gioia veramente poter trovarci qui. Io sono Fermín Sandoval Ortiz, sono prete della diocesi di Ibar, al nord dell'Ecuador. È una comunità dove è molto diversa. Abbiamo gente delle comunità indigene e anche di comunità afrodescendientes e anche tutti quelli che sono dei mestici, vero? E quelli che sono, per dire così, un ricordo, la parte questa della Spagna. E bisogna dire che in questi anni abbiamo avuto moltissime migrazioni, migrazioni una per lavoro e per dire così, di andare per esempio all'Italia, dove sono stati molti, molti ecuadoregni, e anche per commercio in tutte le parti del mondo, e anche quelli che sono delle comunità indigene. Questo faceva in questo momento una grossa paura. Per questa mobilità è un motivo per tutto questo che è la pandemia, e questo di trasmettere tutto quello che viene a essere una nuova forma di vita e l'affettazione al campo economico. L'Ecuador adesso è un posto veramente, diciamo così, in una difficoltà veramente forte. Bene, Fermin, prima di parlare di come l'Ecuador vive la pandemia, come sta vivendo questa situazione, vorrei ancora farti una domanda. Che cosa fai tu? Ecco, sei prete, sei anche un teologo, immagino che insegna, ma noi ti conosciamo anche come cineasta, ci È ricordiamo. Quindi giusto. dici qualche cosa della tua attività. E adesso sono stato come professore del seminario maggiore e sono anche per fare tutto questo e che ha bisogno di dire è un lavoro da fare, cioè tutto quello che è la pianificazione, tutto quello che per la preparazione dei preti. Noi abbiamo, come dire, c'è per esempio tutto questo lavoro perché ogni candidato per essere sacerdote, per essere prete, deve sviluppare molte attitudini per farlo. Ma tutta la società ecuatoriana è veramente conformista e ha una idea molto ridotta a quella idea dei preti. Qui, purtroppo, l'idea è contaminata, diciamo così, soltanto dei soldi. Per esempio, questo è veramente vergognoso, ma molto dicono, guarda, un prete, un parroco, è soltanto quello che fa è il raccol che va a fare una raccolta. Ma qual è l'influsso che un prete fa nella sua comunità che è incaricato? E questo, per esempio, soltanto per le novene, per celebrare i sacramenti, ma qual è l'influsso nella società e nella vita di ogni battezzato, di ogni fedele? Ma questo è stato il mio lavoro, cioè una pianificazione di una
forma, secondo la nuova disposizione della Santa Sede, di fare un nuovo profilo intellettuale di come deve essere il prete. Sono stato anche de parroco in una comunità indigena e blanco mestizo, così una cosa veramente per me è una gioia immensa. Adesso bisogna continuare e siamo qui in questo momento difficile del Covid-19. Bene, e sono curioso di sapere, insomma, il tuo amore per il cinema si è arrestato a quel primo lavoro oppure continua? Guarda, il primo lavoro che tu hai visto, tu e anche altra gente la affermo, guardarono, è stato, come dire, approfondito, ma veramente noi abbiamo trovato un filo che bisogna presentare, cioè la vita di un profeta. E Alberto Vitali, l'incaricato della pastorale dei migranti da Milano, dice su Proagno, quando lui ha sentito, dice, guardate che io, quando viene la gente a me, vengono i guadorani qua, al mio ufficio, io dico, guardate, sai chi è lui? Lui è Proagno, ma voi, dice lui, voi, sicuramente voi sareste all'inferno perché non sapete sentire, ascoltare i profeti. Veramente questo Proagno è un padre della Chiesa, diciamo così, ecuadoregna, ma qua non è così assunto. Invece tutto questo è un po' respinto, cioè i giovani non sanno chi è. Anche il governo, tutto quello, hanno sviluppato una presentazione del personaggio, ma non per dire così, per mettere in risalto quello che è la sua importanza, il suo apporto, cioè il fatto e la necessità, il bisogno, il vero bisogno, di pensare e camminare, cioè pensare con la propria testa, dice lui, con la propria testa, e camminare con i propri piedi, con le proprie gambe. Avete un grande... Guardami Franco, scusami. No. Adesso noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto un documentario, abbiamo fatto tre altri documentari. E abbiamo fatto... Allora mi devo aggiornare sui giusto, tuoi lavori. Giusto, giustissimo, giustissimo. E anche abbiamo fatto altre cose. Adesso siamo in un progetto. Dopo ottobre, che è stato veramente, veramente difficile qui per un sciopero di tutto l'Ecuador. E questo perché il governo adesso è un governo che sta veramente non per fare l'aiuto alla gente povera, ma soltanto quelli che sono le elite dell'Ecuador. Bene, allora parliamo, ecco, visto che parli del governo, allora la terza domanda che ti avevo, parliamo della situazione del tuo paese, no? Quindi puoi continuare giusto a parlarmi di quello che stavi dicendo, ma entriamo in questa prospettiva della situazione generale e pandemica del tuo paese oggi, adesso. Veramente. Questo era sentito come il Covid, il coronavirus, il Covid, ma come una malattia, ma lontana. Ma qui si sentiva parlare, ma pensai, noi questa vita si faceva. Ma dopo che si è messo il primo caso, è venuta tutta una valanga di contagio qui all'Ecuador. E non siamo stati preparati né in nessun ambito. E anche questo è veramente vergognoso. L'Ecuador è su tutto Guayaquil, Guayas, la costa ecuadoregna, sì. I morti sono stati abbandonati, ma non aveva neanche per fare un test di coronavirus per dire se quelli morti erano o no per la pandemia. Questo è stato veramente, come dire, orrendo, triste. Cioè, si hanno improvvisato
E questi, come dire, un luogo di deposito dei corpi dei morti. E dopo sono stati abbandonati, sono ritrovati dopo in putrefazione, corrotti. Ah, quindi hanno anche dimenticato le bare, hanno dimenticato le bare in magazzino. Ma guarda le bare. Hanno fatto bare dei cartoni. Hanno Mamma fatto mia. fare dei cartoni e hanno messo, e cioè, e dopo tutte queste, non aveva quella precauzione. Veramente sono stati trovati della malattia senza nessuna protezione, nessuna, come dire, questa preoccupazione, no? Cioè la alcaldessa di Guayaquil è stata con una strategia veramente brutta, cioè lui ha fermato tutto un aereo che veniva a tornare indietro e tutti quelli in spagnoli, non ha lasciato che Che fatto atterrasse. l'atterraggio di questo aereo. Ma dopo lei ha detto, no, anche io sono ammalata del coronavirus. Ma dopo 15 giorni è stato recuperato, cioè, veramente vergognoso. E anche il Questo, governo scusa, centrale. stai parlando del presidente? Sto parlando dell'alcaldessa di Guayaquil, Ah, ma anche ok. il presidente, dopo che ha Sarebbe il iniziato sindaco, tutto, l'alcaldessa sarebbe il sindaco, sì, ok? adesso è la seconda città più importante Sì, dall'Ecuador. conosciamo Guayaquil, perché prima c'era un missionario che stava a Guayaquil, che poi dopo è un missionario della consolata. Guarda che là è stato veramente brutto perché non si fa il lavoro da anni. Cioè, guarda, le famiglie vivono in una sola stanza e dopo loro devono uscire fuori per fare la sua vita. E adesso tu dici, guardate tutti a casa. Ma a casa che cosa? Le stanze dove fanno le cose. Il lavoro è quello. Bisogna farlo, ma bisogna farlo tanti anni. Adesso non Certo. se l'ha fatto. E adesso ci sorprende questa malattia veramente dura, no? Ma adesso questa è, diciamo, soprattutto la città di Guayaquil, che sappiamo essere molto grande perché appunto abbiamo qualche rapporto nel passato, oppure anche nel resto del paese. Perché ti dico subito che noi qua si parla sì un po' del Brasile per l'America Latina, ma dell'Ecuador, mai sentito niente, cioè nei nostri mezzi, pure quelli che magari guardano un po' in altri paesi, mai sentito parlare dell'Ecuador in questi mesi, insomma, ecco. Del Brasile un po' perché Bolsonaro, insomma, è un altro Sì, è giusto. personaggio. Ma un giornale da Vigo ha detto: guardate che Guayaquil, l'Ecuador, è la Wuhan d'America Latina. Accidenti. Sì. Guarda che come viene qua il contagio. E questo bisognava stare attenti. Noi abbiamo moltissimi migranti, ma soprattutto dove? All'Italia e alla Spagna. E Due quindi posti dove è stato veramente. Come dire, tutti questi che sono gli aerei sono portati di là e sono stati in moltissimi casi, senza senza nessuna. nessuna quarantena imposta loro. Sì, ma dopo si è imposto Ah, la quarantena. la quarantena. Va. Adesso tu hai tutto questo, moltissimi migranti sono della costa e dopo la catena, no? Tutti quelli che sono la città più importante dall'Ecuador e la più abitata è Quito, che è la capitale, Certo. il capo, no? Ecco, a Quito com'è Capoluogo. la situazione? Come a Guayaquil o migliore? No, 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 e questo bisogna dire. A Quito è stata una fortuna la presenza di un sindaco Ah, che è ecco. medico. E Sindaco lui è stato, alcalde, no? giusto, sì, l'alcalde, lui è Ok. stato, lo prima che ha fatto è, guardate, questo bisogna fermare tutti. Tutti a casa, restano a casa e chiudono tutti quelli che sono le istituzioni di educazione. Sono tutti chiuse, ma questo ha fermato veramente, perché
la realidad potrebbe essere uguale a Guayaquil. Invece Guayaquil e altre città non l'hanno fatto così, neanche il governo. Il governo l'ha fatto dopo Quito. Adesso questo per esempio, adesso non ho visto questa mattina tutte queste che sono le statistiche, i dati, ma sono veramente con 10.000 casi a Guayaquil e 2.000 o 3.000 a Quito, no? Ma adesso già siamo abbastanza, come dire, in questa pandemia. Il ministro di salute, di sanità dall'Ecuador, ha detto questo. Guardate che veramente uno dice, ma come siamo nell'Ecuador? E lui ha detto, dal primo giorno del contagio, devo guardare i contagi, 120 giorni dopo, il 60% della popolazione dall'Ecuador sarà contagiata e l'1% i morti. Uno dice, ma di che cosa stai parlando? Cioè, una autorità che deve essere veramente stare attenti a tutti quelli e come stare come il Brasile e anche come gli Stati Uniti, no? Sì, Cioè, certo. Ma lasciare che tutti. che tipo di regime c'è in Ecuador? Noi siamo democratici, siamo una repubblica. Ma bisogna dire questo, no? Non bisogna dimenticare che la democrazia è fondamentata sull'educazione della gente, ma qua l'educazione è veramente Ecco, carente. molto deficiente. Ecco. Senti, Perché nella tua Otavalo? Otavalo è stato prima di tutto, ma guarda, anche il sindaco qua è stato veramente, come dire, in shock. Adesso non sa che cosa fare perché le indicazioni che fa il governo centrale veramente sono confuse. E adesso sono i contagi in la comunità indigena, solo sono 19 contagi adesso. Sono pochi morti, ma bisogna dire che è per la quarantena, no? Adesso, di che cosa si vive qua? Cioè, non lo so in Italia, ma qua molta gente vive qua si chiama al diario, cioè del giorno, dello che tu vai a guadagnare il Si giorno. lavora oggi per mangiare questa sera, insomma, grosso modo questo. Giusto, giusto, giusto. Questo è le tante situazioni nel mondo. Ecco, in Italia già dopo 2 mesi e mezzo di lockdown, è il problema adesso che si riparte il lavoro, ci sono tante piccole aziende che forse non riusciranno a ripartire, quindi ancora dobbiamo vedere effettivamente come si ripartirà. Però comunque siamo in un paese con una certa struttura. Io posso immaginare paesi dell'America Latina, dell'Africa, eccetera, è un discorso diverso. Cioè, qui la gente che lavora oggi per mangiare stasera, sì, ce ne sono anche, ma non è eccessiva, no? Il discorso. Inoltre, Otavalo è un posto commerciale, cioè un posto dove si vendono le artigianie o quelli che si presentano come artigiani. Certo, Cioè cioè quindi. non c'è mercati Quindi. tutte quelle che sono le coltivazioni sono veramente poche. Beh, va bene però. Senti, Bisogna no? dire anche che la terra è molto ricca per la produzione, e Ecco, questo quindi bisogna dire. si tornerà a lavorare. Senti, io ho letto sempre sulla situazione del Brasile, adesso perché mi hai parlato di comunità indigene, che in Brasile è qualcosa di molto molto duro. Molte comunità indigene temono la scomparsa, no? Proprio per questo coronavirus, perché non vengono assolutamente aiutate e il virus è entrato. Com'è la situazione lì da questo punto di vista? Guarda, qui non è il caso delle indigene dell'Amazzonia, no? Cioè, questo è altra Certo, cosa. Anche sì. l'Ecuador ha tutti questi i, adesso tutti quelli che è il popolo Guarani è veramente impaurito, per questo che hai detto tu. Cioè, loro hanno registrato il primo caso e questo veramente sono impauriti. In nostro caso, le comunità indigene sono molto più in interazione con gli altri popoli. Cioè, questi
bisogna dire. Non è come il caso di quelli che è stato la conquista, vero? Si Ecco. portava Sì, la gripe sono e stati sono terminati. passati la Sì. virologia, cioè sono stati rasati. Sì, Bene, un'ultima domanda. Una visione per il futuro, che ne so, un messaggio positivo, come vedi il futuro? guarda, per esempio noi come Chiesa, Ecco. sembra che dobbiamo sentire di più quelli che sarebbero i segni dei tempi. Cioè, qua all'Ecuador è stata molto la despersonalizzazione, cioè trovarci, celebrare i sacramenti. Cioè, questi ci chiama l'attenzione, per esempio per fare non quelli che sono le grandi raggiunto, no? Per celebrare una messa, cioè quelli che sono i piccoli, no? Cioè più delle persone in sessione. Mi sembra che questo è veramente potente, questo chiamato, e anche il proprio fatto di stare più preoccupato dell'altro. Questo è anche, bisogna dire, che è veramente meraviglioso qui all'Ecuador. Come molta gente fanno altri misteri, no? Cioè quelli che se facevano, esempio, un allevatore, come dire, un training day, un coach di calcio, no? Cioè Allenatore, allenatore, un ecco, ok. allenatore cambia il suo mistero, cambia quello per altro lavoro, no? Cioè per quello di usare di più tutti quelli che sono l'internet per vendere qualcosa, per commerciare maggiori. Cioè, questo è veramente bello. E anche, bisogna dire, tutto quello che noi per risvegliare quelli che sono la manipolazione dei mass media, cioè quelli che sono vicini al potere, cioè la informazione qui, e questo bisogna sottolineare e dire. La informazione qui che dà il governo, che tutti quelli che sono parte, sono veramente in questione, sono questionati. Perché se questo è vero o non è vero? Cioè, e questo mi sembra un elemento positivo, perché ogni persona dice, qua, e adesso che cosa devo io fare per avere una informazione di qualità? E adesso ricorre a altre cose, e questo mi sembra buonissimo, no? Sì, Bene. adesso bisogna dire anche tutto l'Ecuador è un posto bello, cioè è del lavoro e dell'impegno. Mi sembra che questo passerà e sarà una nuova città, una nuova forma di vita, ma bisogna imparare però. Bene, ascolta, bene, dobbiamo chiudere perché altrimenti i nostri ascoltatori si saranno stanchati. Sono Comunque, stanchi. speriamo, speriamo che tutto passi, che poi si possa riprendere i nostri anche viaggi della nostra associazione, perché ricordo che almeno un paio di volontari nostri sono venuti a trovarti ad Otavalo, no? Nazareno e Daniela sono venuti a Veramente trovarti, sì. e quindi speriamo di poter riprendere anche noi questo nostro, diciamo, programma, e quindi di rivederci. Magari chissà, una volta vengo anch'io in Ecuador per trovarti, Noi ti che aspettiamo. sarei felicissimo. Noi ti aspettiamo e dobbiamo, come dire, iniziare a fare questa collaborazione. Ma in quello che è come dire, è lo sviluppo del pensiero, cioè tutto quello che bisogna, ma anche tu sei un professionale, un tecnico per questo, cioè, e questo bisogna farlo qua, mi sembra che in molte parti del mondo. Bene, allora ti salutiamo e ti ringraziamo per questa tua disponibilità. Io sono veramente sorpreso per la tua chiamata. È veramente, come tu hai detto, è una cosa molto italiana che mi piace molto. Io ci porto nel cuore, nel mio cuore.